E salve a tutti, gente, qua c'è chi parla e oggi sono qui con un nuovo episodio di My Luigi Dream Team. Nella scorsa puntata siamo arrivati qui nella parte alta del bosco dove sappiamo che dobbiamo trovare questi tasselli per andare avanti. Anche perché qui tecnicamente devo fare così. Non so neanche perché mi è andato un tassello in quel modo. Ma vai così. Ok. E come vedete ci fa passare per strade. Quindi bene. Ogni volta incontreremo un guanciolino diverso, ci daranno un altro tassello, ci danno quelle curve tanto per farci perdere tempo e andiamo avanti. Vai. C'ero quasi. Va bene. Oh, siete 5, forse dovrei usare un attacco speciale. Sarete lenti da ammazzare. Quanto vorrei che i tuoi attacchi non fossero così. Spero che il prossimo attacco non usi stupido motion, per favore. Fottiti. Dannazione. Oh, cacchio, ma io sto crepando. Well, l'avrei dovuto fare fuori battaglia, ma ok. Quando mai sono così smart? Perché questo qua l'attacco che odio? Ok. Ok. Level up per Mario. 33. Credo che questo qua sia il penultimo dungeon, quindi sia buona come cosa e so che tipo è 48 livello per ottenere il prossimo rango, quindi boh. Te cosa possiamo fare? Io ormai non me ne sto abbastanza fregando di cosa posso darvi. Anche perché il gioco mi tratta così. Ok, voi, ti abbiamo affrontato solo una volta, sappiamo che hanno un bel po' di vita. Vabbè, non ho chiamato la festa, men. Dimmi che non ero colpo su di me. Ok, grazie. E voilà. Ripreso il ritmo di questa mossa. Abbiamo visto falli solo con l'attacco, eppure non ancora so fare. No. E voilà. Luigi level up anche per te. La velocità probabilmente me la sogno, yeah. Sempre più di quanto è adatta a Mario, quindi. Buondì. Noi non annusiamo i fiori, ma li detestiamo. Ne siete forse è quello che vi ha drogati un po'. So che la pedana è questa, però qual è la parte extra? Questa. Qualcosa di prezioso? Sua guancellosità è prezioso? Ok.
Qua è davvero prima. Sì. Perché devo venire. Ah, c'è un fagiolo. Quello è un fagiolo ben nascosto. Ehi! Siete sospetti? Guancialatri? Non avrei mai sua gelosità. Cari Nom Nom. Eccone un altro. Sembra un'arancia parlante. Noi non lo conosciamo. Sua guancialosità. Lui è sua guancialosità. È vero, è sua guancialosità. Allora parlavate di lui. Vogliamo capire di che cosa parlate. Che significa sua guancialosità? Lui è sua guancialosità. Ah. Un arciguanciale. Sua guancialosità è prezioso. Ho capito, per loro i guancialini sono sua guancialosità. Amati Nom Nom, ascoltate la nostra richiesta. Il mondo intero sta per cadere nelle grinfie di Incubus e Bowser. E per impedire abbiamo bisogno di... Parli troppo complicato per noi, Nom Nom. Voi volete sua guancialosità? Sì, ne abbiamo davvero bisogno. Sua guancialosità vuole sua guancialosità. Che si fa? Oh. Potete avere sua guancialosità. Ma prima dovete giocare con i Nom Nom. Noi Nom Nom amiamo giocare, fateci divertire. Se noi Nom Nom siamo soddisfatti, noi Nom Nom dia sua guancialosità. Serve un cervellone per questo gioco. Noi Nom Nom spieghiamo le regole, volete ascoltate? Vi va di giocare con noi Nom Nom? Che cavolo è sto gioco? Regole facili facili! Eh? Ah, ci vogliono gli anelli e voi li attraverserete. Ma. A ogni piattaforma il numero si riduce di uno. Prima che scompaiano i numeri, dovete attraversare tutti i cerchi. Inoltre, le piattaforme si rompono dopo il secondo salto. Cascate una buca e perderete peggio per voi. Partecipiamo anche noi, Nom Nom, però. Non saltate su di noi, Nom Nom. A noi Nom Nom non piace. Ma... Se finite sopra uno di Nom Nom, dopo aver superato l'ultimo anello, va bene così, stessa cosa per le piattaforme spaccate. Facile, divertente. Ora provate, ci divertiamo. Ok, vediamo. Ok, capito. Almeno ti c'hai il tempo di guardare prima. Andare prima da quelli isolati, direi. Ok, no, pensavo che il secondo potevo usarlo. Va bene, va bene. Questo intendeva non ritornare su tutte cose, va bene. Ma io sono mosso dritto, va bene. Sensato. Quale due vite sono state buttate? Penso che... sì, l'idea è ovviamente... Ok. Sto vedendo un percorso. Capito.
Ah, finita. Va bene, va bene. Più divertente di quel stupido minigioco dei granchi, che ci hanno fatto 2 volte. Ci sapete proprio fare. Noi nom nom, estasiati, vi regaliamo sua concelosità. Immagino non sarà la prima volta che lo... Non sarà l'ultima volta che vi vedremo a fare questo minigioco. Siete simpatici a noi nom nom. Prendete pure questo. Oh, ok. Noi non amiamo giocare. Noi non amiamo... chi sa giocare? Volete rigiocare? Siamo qua. Ok. Ancora, io sinceramente mi sono rotto le palle di te. Ciao. Beh, era abbastanza. Dicevo, che cavolo sei? Non ti abbiamo già visto, sì. E sei quel tipo di nemico che vorrei tanto evitare, sapete? Non so se mi farò usare ventola o cose varie. Scusa. Ok, c'è la ventola, grazie. Probabilmente devo fare qualcosa con queste casse. Oh, ok, va bene. Grazie dell'informazione. Mi obblighi davvero? Yep, mi obblighi davvero. Ok. Dai, se mi dai un altro tassello curva posso raggiungerlo comunque il prossimo percorso. So che vi piace darmi questi tasselli. Oh, finalmente libero. Scusatemi se vi ho fatto penare. Davvero? Dovete accedere al tempio per incontrare Piumadormo? Capisco. Vi aiuterò, prendete queste. Ah, ok, adesso è pezzo dritto, va bene. Il grande Piumadormo, tanto tempo fa, ha
ha scelto di prendere. Di prendere dimora in questo bosco. Ha salvato l'isola innumerevole volte. È curato le sue ferite nel tempio. Non temete, Piumadormo ci aiuterà ancora una volta. Perché ho visto che Mario ha clippato dentro quel blocco. Là c'è roba, perché che volevo fare? Forse è collegata l'aria dopo? Boh. Ok, abbiamo di nuovo la scelta. Giusto per non girare un altro blocco. E ok. Visto. Poteva benissimo darmi solo pezzi dritti se tutto era perfetto. LOL. Ehi! Voi baffuti! Voi baffuti conoscete le talpe? Sì. Le talpe sbucano da sottoterra. Troppo inquietanti per noi nom nom. Ok. Avete trovato noi nom nom? Ora noi nom nom vi chiediamo: voi avete mai visto il mare? Noi nom nom vi invidiamo. Il mare è largo? Il mare è profondo? Il mare è più grande di nom nom? Domande a cui non posso rispondere, mi spiace. Troppi noi nom nom in giro. Beh, noi troppi, ma ci sono. Fai che sia solo. Ok. Va più che bene. Approfittiamo per curarti un po'. Vabbè. Ma mi hanno colpito e allo stesso tempo io ho colpito loro. What? Well. Ciao. Ciao, voi baffuti. Noi nom nom abbiamo una domanda per voi. Voi baffuti, avete mai ascoltato una canzone? Sì. Eh? È un suono piacevole che esce dalla bocca? A noi nom nom piace. Noi nom nom vogliamo sapere di più. Una canzone che sapore ha? Fungo un'app. Ed è infatti collegata all'area dove eravamo prima. È una dannata area opzionale? Non tutte le aree hanno un dannato cuscino? Ok. Che bello spreco se così è.
Spreco di tempo. Spero sia così, se no io non l'ho visto proprio. Ehi. Vediamo qua. Ciao. Noi nonnom siamo molto impegnati. Seppelliamo pietra e la dispelliamo. Noi nonnom giochiamo a sempre alla pietra. Giocare è un lavoro, lavorare è un gioco. Noi nonnom rispettiamo chi sa giocare bene e voi sapete giocare. Sì, sembra di star parlando con gli stessi di prima. Bravi, avete sbagliato. Voi baffuti siete qui. Sua conciosità è da un'altra parte. Sua conciosità non c'è. Però c'è. Sua conciosità. Non si tocca. Sì, ho già visto cosa devo fare. Voi nasi baffuti, non potete, no. Scusate, avete sbagliato di nuovo. Hihihi. Sì. Immagino che il puzzle sia più difficile così. Oppure no? Capito, credo. No. Eccole. Il cancello è aperto. Noi non siamo sorpresi. Voi nasi baffuti avete aperto il cancello. Voi nasi baffuti siete bravi. Noi non siamo colpiti. Voi nasi baffuti andate avanti. Il cancello è aperto. Voi nasi baffuti sapete usare la testa. A noi nonnom piace chi usa la testa. Avete fatto divertire noi nonnom. Voi nasi baffuti siete bravi. Vai. Beh, vediamo di che si tratta quest'area. Qua sì che sembriamo nel pieno della foresta. Finché siete solo voi piante sembra facile la cosa.
Un quasi perfetto. Va bene. Così semplici li affronto anche i nemici. Oh, un recolor di ste trivelle? Serio? Oh, aspetta, voi siete quei nemici che... Oh, no. Mi pento, voi siete quei nemici dannati che siete in gruppo in quest'area. Ah. Siete molto più veloci. Stai calmo. Ho già visto sta scena in cui Mario cade e poi viene fracassato da questi. Calma, calma, calma. Vediamo se è che con voi Magiligi Fiamma è la più semplice. È davvero semplice usarla, quindi spero che vi ammazzino un colpo anche voi. E con un completo fantastico ne rimangono sempre due. Che odio quando ne rimangono due. Maggio Luigi, cercate di colpire l'altro. Bravi. Blocco tra l'altro. Biscotto Boo. Oh, no, perché ci siete anche voi? Nessuno mi ha invitato alla festa, via. Siete anche più veloci di me, dannazione. Bene, uno solo. No, smetti. E ciao. Siccome sono da solo, non ho modo di curarmi in battaglia. Facciamo subito così. Più che altro gli sciroppi. E buono. Quindi voi siete un altro nemico ancora. Vabbè. Oh, ciao, non è che ti avevo visto. Da un po' che non ti vediamo. E sembri tipo gigantissimo rispetto alle altre volte. Hello there. Ok, cos'altro? Dovevamo per forza affrontarti, eh? Well. Quindi vuoi una bomba e... ok. Come fai a sopravvivere? Oh well. Quello in mezzo è sopravvissuto. Ok. Non posso comunque passare. Ok. Ecco. No, non ho intenzione di affrontarti, stupido. Proprio non ne vale la pena. Non ti ho visto, sai. Non ti ho proprio visto.
Ciao. Tant'è che qualcuno deve per forza sopravvivere. Via. Ma vai via. Chi se ne? Guancini salvati 42, va bene. Non sono neanche più andato da coso per le ricompense. Vabbè, devo ricordarmi che al boss finale devo mettere la mia festa di compleanno. Devo metterlo sul giorno del mio compleanno, così posso avere un per 4 di danni. Oh, riesco a muovermi. Oh, guai. Gaudio. Cosa? Vi ringrazio tanto. Oh, capisco. Ecco perché siete qui. Prendete questa, allora. Di sicuro non siete qui per salutarmi o qualcosa del genere, no. Il risveglio di Incuba che è una notizia davvero sconcertante. Incubac non era altro che un minuscolo pipistrello che viveva nell'isola. Ma un giorno inghiottì un incubo dei guancialini. Il suo appetito per i sogni Turbic crebbe sempre di più. E lo trasformò nel demone che è adesso. Riusciamo a impedirglielo una volta, ma ora è tornato. Vi prego, dovete fermare le sue oscure ambizioni. Abbiamo bisogno del vostro aiuto. Oh. Stranamente possiedi un pezzo di lore piuttosto importante. Ok. Incuba che era un pipistrello e basta una volta. Va bene. Buondì. Ciao. Spero di non aver stato tassi d'attacco, cavolo. Ora, c'è un pezzo curvo, ma sì, ora che abbiamo almeno 3 di pezzi curvi possiamo comunque andare avanti. Bisogna fare una strada stupida, perché il gioco lo vuole fare. Anzi, ora come ora possiamo accedere a tutti. Giusto? Vabbè che ce n'è rimasta solamente una linea, quindi chi se ne... Però non possiamo accedere giusto a quello là, dritto. Perché ci serve un pezzo dritto, però appunto, vabbè. Tu via. Ok. Direi che però le facciamo la prossima puntata, perché sennò andiamo troppo avanti. Quindi qua c'è tutto, non c'è prossima, anche se vi è puntata. Se è piaciuto like e arrivederci tutti quanti. Ciao ciao.